La conclusione naturale della gravidanza è il parto per via vaginale. Talvolta però ci sono condizioni che richiedono il ricorso al taglio cesareo, che è un intervento chirurgico vero e proprio ed in quanto tale ha i suoi rischi. Il cesareo può essere elettivo quando se ne prevede l'esecuzione già in corso di gravidanza e questo generalmente è legato alla presenza di patologie ostetriche. E quindi lo si programma per tempo. Poi il cesareo può essere ancora eseguito d'urgenza o di emergenza. Questo succede quando sopraggiungono delle complicanze o in corso di gravidanza o durante il travaglio parto, anche nel caso in cui la gravidanza fino a quel momento è stata normale o fisiologica. In Italia però si sta facendo un ricorso sempre maggiore al taglio cesareo. E si è visto dalle evidenze scientifiche che a questo non corrisponde un miglioramento degli esiti per la madre ed il neonato. Rispetto al parto per via vaginale, il taglio cesareo fa registrare un rischio di morte materna fino a 5 volte più alto. Questo quando è effettuato in assenza di indicazioni cliniche che ne giustifichino l'esecuzione. È solo per questo che si dovrebbe ricorrere al taglio cesareo solo quando effettivamente necessario. Quando cioè i benefici per la salute materna e fetale che ne derivano vanno a superare i rischi. In Italia nel 2010 ci sono stati ben il 37,5% di cesarei sul totale dei parti. Questa percentuale supera quella della maggior parte dei paesi europei e supera di gran lunga la media europea che si assesta intorno al 20%. Questo dato è ancora più allarmante se consideriamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara che non c'è nessuna ragione scientifica in nessuna parte del mondo di avere un tasso di tagli cesarei superiore al 15%. Questo è considerato un valore soglia, un valore limite a garanzia del massimo beneficio possibile per la madre e il neonato. A peggiorare la situazione italiana c'è poi il fatto che vi è variabilità nei dati tra le regioni del sud e del nord, dove in particolare nelle regioni del sud si ricorre maggiormente alla pratica del taglio cesareo. C'è ancora variabilità tra i vari luoghi scelti per il parto, dove negli ospedali pubblici abbiamo un tasso di tagli cesarei vicino alla media nazionale, quindi intorno al 35%, mentre nelle cliniche private, e soprattutto nel sud dell'Italia, si hanno picchi che sfiorano anche il 60%. Ma perché si fanno troppi cesarei? Gli studi dimostrano che molti di essi sono in realtà considerati e considerabili inappropriati, cioè eseguiti senza una valida indicazione medica. Questo deriva talvolta da comportamenti clinico-assistenziali considerati inappropriati, cioè da scelte fatte in assenza di evidenze scientifiche che le supportino. E molto spesso anche sono il frutto di una comunicazione tra medico e donna coppia carente. Il rapporto Istat sui parti del 2010, e questi sono rispetto all'Istat gli ultimi dati, i dati più recenti in nostro possesso, dimostrano come ci sono fattori che sembrano diminuire il rischio di ricorrere al taglio cesareo e tra questi sono l'elevata scolarità, il parturire in un ospedale pubblico e soprattutto l'aver partecipato nella gravidanza attuale o nelle gravidanze precedenti ad un corso di accompagnamento alla nascita. Tutto ciò dovrebbe farci riflettere su quanto sia importante per la donna in gravidanza avere accesso ad informazioni corrette ed esaustive. Questo permetterà alla donna di fare delle scelte appropriate e consapevoli per la propria salute e per quella del nascituro. Data la situazione italiana, l'Istituto Superiore di Sanità ha emanato in due tranche nel 2010 e nel 2012 un documento chiamato Taglio cesareo, una scelta appropriata e consapevole. Questa vuole essere una linea guida per operatori sanitari e un documento divulgativo e informativo per la popolazione. La prima parte di queste linee guida va a trattare quasi esclusivamente proprio la comunicazione tra medico, professionista sanitario in generale e donna coppia in gravidanza, proprio
proprio a riprova di quanto sia importante questo argomento. Il professionista che sorveglia la gravidanza, che può essere il medico ginecologo, ma anche l'ostetrica quando la gravidanza è fisiologica, deve sfruttare tutte le occasioni di incontro con la donna e la coppia per andare a fornire tutte le informazioni necessarie. Queste informazioni devono essere date con un linguaggio che sia adeguato, appropriato, ma comprensibile alla donna, e a questi colloqui deve essere dedicata una adeguata disponibilità di tempo. Tra le tante informazioni che dovrebbero giungere alla donna in gravidanza, l'operatore sanitario dovrà sicuramente fornire quelle riguardanti le modalità di parto ed il luogo in cui scegliere di partorire, che può essere oltre all'ospedale pubblico e all'ospedale privato, anche nei casi in cui la gravidanza sia fisiologica e risponda a determinati criteri di sicurezza, il proprio domicilio o la casa maternità ove disponibile. Lo scopo è quello di giungere ad una scelta che sia condivisa tra il professionista sanitario e la donna, ma che sia rispettosa della libertà della donna stessa e che tuteli la sua salute. Riguardo alla modalità del parto, se il medico riterrà opportuno che ci sono le condizioni per ricorrere ad un taglio cesareo d'elezione, dovrà fornire alla donna tutte le informazioni al riguardo, a partire dall'indicazione, cioè dalla motivazione per la quale il taglio cesareo viene fatto, fino ad arrivare ai rischi e ai benefici e a fare in sostanza un bilancio dei pro e contro dell'intervento. La donna poi ha tutto il diritto di chiedere ulteriori chiarimenti se ci sono dubbi, fino anche a ricorrere al parere di un secondo medico, di un altro medico. Prima del taglio cesareo, quindi durante la gravidanza, se questo è un taglio cesareo programmato, o a ridosso dell'intervento e con tempi più ristretti, se questo è un intervento urgente, sarà cura del medico ottenere il consenso informato. Il consenso informato è un documento che riporta per iscritto tutte le informazioni che abbiamo appena detto ed in più quelle sulla procedura chirurgica e sulla procedura anestesiologica che verrà sottoposto alla donna e che essa firmerà dichiarando di aver compreso e ricevuto, quindi innanzitutto, e compreso quelle informazioni e quindi di accettare di sottoporsi all'intervento chirurgico. Talvolta però è la donna stessa a chiedere di essere sottoposta ad un taglio cesareo. In genere questo è dovuto alla cosiddetta tocofobia, cioè alla paura del parto e del dolore, o alla convinzione, ahimè, errata che il taglio cesareo sia più sicuro rispetto al parto per via vaginale. O ancora può essere dovuta a una precedente esperienza traumatica di parto, perché magari c'è stato un parto vaginale particolarmente complicato. Più raramente è motivata ad esempio da esperienze di violenza sessuale o abusi. La richiesta materna, la sola richiesta materna, in assenza di altre indicazioni mediche, non può rappresentare una indicazione appropriata al taglio cesareo, perché in questi casi i rischi vanno a superare di gran lunga i benefici che ne deriverebbero. Cosa si deve offrire però alla donna che richiede un taglio cesareo? Sicuramente si deve offrire supporto, e questo supporto deve partire da un'indagine, da dei colloqui che vadano a sviscerare, a cercare di capire quali sono le reali motivazioni della richiesta, fino proprio all'applicazione di quei metodi riconosciuti dalle evidenze scientifiche efficaci per ridurre l'ansia, la paura ed il dolore, quindi sia durante la gravidanza che poi durante il travaglio, ad esempio con le tecniche di ipo o analgesia farmacologiche e non, e con l'assistenza one-to-one, quindi un'ostetrica per ogni partoriente. La seconda parte della linea guida invece riguarda strettamente le indicazioni all'intervento e vengono grosso modo suddivise tra indicazioni, cioè casi in cui il taglio cesareo è raccomandato, casi in cui invece è sconsigliato e casi borderline in cui la situazione va valutata di volta in volta, caso per caso. Ad esempio, facciamo qualche esempio, in assenza di altre controindicazioni, le donne che hanno avuto un pregresso taglio cesareo non
devono avere la possibilità di accedere ad un travaglio di prova. Quindi il fatto di aver avuto un taglio cesareo nella gravidanza precedente non significa che si debba per forza ripetere il taglio cesareo nelle gravidanze successive. A queste donne deve essere offerto un percorso di travaglio con degli standard, con dei rigidi protocolli di sorveglianza e soprattutto in una struttura sanitaria che garantisca degli standard di sicurezza previsti per legge, come ad esempio la sala operatoria disponibile ad accesso immediato 24 ore su 24. Ancora rispetto alle indicazioni del taglio cesareo, non è considerata indicazione la sproporzione feto-pelvica, cioè il sospetto durante la gravidanza che la testa fetale sia sproporzionata rispetto all'ampiezza del bacino della donna, perché in realtà è solo durante il travaglio che si può capire se questa testa progredirà nel canale del parto o meno, e non lo si può invece predire già da prima dell'inizio del travaglio. Riguardo ad esempio alla gemellarità, le linee guida dicono che se entrambi i gemelli sono cefalici, allora il taglio cesareo non è raccomandato e la donna può partorire per via vaginale. È invece fortemente raccomandato quando c'è una situazione di gemellarità monoamniotica monocoriale. Invece c'è una situazione da valutare caso per caso quando un gemello è cefalico e l'altro è podalico, ad esempio. Ancora non sono considerate indicazioni, raccomandazioni vere e proprie la situazione, ad esempio, del parto pretermine. In questi casi andrebbe valutato e l'età gestazionale, quindi quanto è pretermine questa gravidanza, questo feto, e quelle che sono le cause che stanno portando l'equipe ad operare con un taglio cesareo, o il perché si è innescato ad esempio un travaglio pretermine. Non sono poi considerate raccomandazioni al taglio cesareo le infezioni ad esempio da epatite B o epatite C. E poi le linee guida invece prevedono quelli che sono degli interventi utili, quindi ritenuti anche efficaci, per ridurre e abbattere il rischio di ricorso al taglio cesareo. Tra questi, ad esempio, vi è l'indicazione di evitare di indurre il travaglio e il parto, se non vi sono altre indicazioni mediche, prima della 41esima settimana, perché si è visto che questo poi è legato ad un ricorso maggiore al taglio cesareo. O ancora è associato ad un basso rischio di ricorrere a taglio cesareo il supporto emotivo, soprattutto, che si dà alla donna durante il travaglio del parto. Per cui a tutte le donne dovrebbe essere permesso di avere vicino una persona di fiducia per la durata del travaglio e del parto, ma soprattutto di avere la sorveglianza ed il sostegno dell'ostetrica, ancor meglio se il rapporto one to one, quindi un'ostetrica per ogni partoriente. Thank you.